culturale dei locali storici d'Italia. Ritirano l'Arcimoldo d'oro André Nicola Panza della premiata pasticceria Panza di Amalfi. La Mucemia ha già buttato un uaglione, un Premia, premia Adriano Casolaro della Casolaro l'Italiana Hotelleria Furniture Alberghieri. Adriano Casolaro. Dammi cara, oi, stavo tenendo per culo, oi, vado a capire che tutti i cicocci, no, vado a capire, contento. Per Nicola Panza, produzioni raffinate da un'accurata selezione della materia prima, per cui un ruolo importante è quello di Villa Paradiso. Di cosa si tratta? Assolutamente sì. Intanto buonasera a tutti, è un piacere e un onore essere qui. Ringraziamo Angela Merolla per averci voluto questa sera su questo palco. Villa Paradiso è la limonaia della nostra famiglia, un'azienda agricola che è nel cuore della Valle dei Mulini di Amalfi, conta circa 950 piante di limoni ed è il cuore della nostra produzione. Noi ovviamente per ovvi motivi non abbiamo mai acquistato un limone, ce lo autoproduciamo, lo certifichiamo IGP Costa d'Amalfi, poi lo trasformiamo in tante cose meravigliose. Ovviamente questa sera avrete un saggio perché abbiamo scelto di portare proprio la scorzetta di limone, che è uno dei prodotti più rinomati che facciamo. E diciamo che mi avete già risposto per la seconda domanda, però qual è la punta di l'ho diamante? Bruciato. Qual è la punta di diamante delle vostre produzioni e cosa assaggeremo questa sera? Allora, stasera assaggeremo la delizia al limone, che è un classico della Costa d'Amalfi, quindi un pan di Spagna molto delicato, all'interno c'è della crema al limone ed è ricoperta con crema chantilly e limone. Poi la scorzetta di cui Nicola vi ha parlato, che è un prodotto molto antico che produciamo da sempre, che non è altro che la buccia del limone candita e cristallizzata. E invece...